arriva il momento del cambio. Recupera la palla intercettando bene il pallone. Può scegliere chi servire. A metri per andare. Portiere attento, si è opposto in tuffo a questo tiro. Eh sì, perché ha spinto bene sulla gamba d'appoggio e non era comunque un tiro irresistibile, questo va detto. Non è ancora finita questa azione, attenzione. Brandt. Servito Baumgartner. Bel tentativo, peccato per la mira. C'è un cambio. È arrivata finalmente la firma che lo lega al Liverpool per le prossime stagioni. Penso sia davvero il giocatore giusto per questa squadra. Personalità, esperienza, intelligenza e anche i compagni impareranno presto ad apprezzarne le qualità dentro e fuori dal campo. Ecco Gnabry. Intercetta bene in zona pericolosa. Prova l'avanzata l'Inter. Prova la botta. Intervento importante col tuffo. Calcio d'angolo battuto, palla in mezzo. Occhio perché non è finita. Gioco che va avanti. De La Cruz. Alegna. Buona qui la verticalizzazione. Palla dentro, occhio. Ha sfoderato una super parata che mantiene il punteggio inalterato. Straordinario in questa circostanza nell'uno contro uno. Aveva tutto da perdere. E l'arbitro fischia e calcio di rigore. Hanno l'occasione per dimezzare lo svantaggio. La parata del portiere. Cambia risultato a San Siro, subito Milano. Seconda rete della partita per il Milan. Risultato che torna in perfetto equilibrio, 2-2 al 74esimo. D'accordo, grazie. Pallone tranquillamente fra le braccia del portiere. Ancora un quarto d'ora da giocare. Pallone buono questo. Bravo il portiere qui. Corner in aria, libera male sul traversone, occhio, occhio al tiro, ha sprecato tutto da pochi passi. Ha optato per la potenza, la palla non è uscita di molto, ma poteva fare meglio qui. Alegna. Intervento fondamentale. Palla che non crea nessuna difficoltà al portiere. Si riparte con la punizione per l'Inter. Tempismo perfetto, ferma l'azione avversaria. Siamo giunti quasi al termine del match con un risultato che non sembra in bilico. Si profila un netto successo per la formazione di casa. Pochi minuti separano l'Inter da una vittoria. Portiere bravo qui con il riflesso. La mette in mezzo. Intervento così così, occhio. Brandt. Palla verso Gnabry. Attenzione, pericolo! Comodamente recupera il pallone. Tentativo di pressing. Perdono il pallone. C'è il movimento senza palla.
allontana in calcio d'angolo. C'è la sostituzione. Occhio al corner. Azione che sfuma. Palla ancora in calcio d'angolo. Interviene sulla linea, portiere battuto. Intervento con i tempi giusti per spezzare la trama avversaria e recuperare palla. Ancora 3 minuti prima del fischio finale. Prova a salire ancora lateralmente l'Inter. Brandt. C'è il tiro. Portiere super qui, intervento prodigioso. Ha abbassato la saracinesca, da qui non si passa. Crossa nel mezzo. Intervento non perfetto, vediamo se ne approfittano. Vincere uno contro uno. L'arbitro ferma il gioco per l'offside. Sono 120 secondi, questa è l'entità del recupero. Buono il pallone recuperato. Recuperano un buon pallone, zona interessante. Conclusione che manca di poco lo specchio della porta. Aveva solo il portiere da battere, Pier, ma nel momento decisivo ha puntato sulla forza. Meno potenza e più precisione la prossima volta, più lucidità. Finisce la gara con la festa dell'Azzurra per questi 3 punti. Aggiungono 3 punti preziosi alla loro classifica. Non è stata una partita facile, ma... Prova l'avanzata l'Inter. Prova la botta. Intervento importante col tuffo. È una delle principali attrattive di questa sfida. 4 i suoi centri nelle ultime 3 gare. Ancora qualche attimo di pazienza e poi si comincia. San Siro, Milano, stadio mitico per il match di oggi. Un abbraccio da Piero Gepardo agli amici a casa e anche a Daniele Adani che mi assisterà oggi nella telecronaca. Squadra a caccia del pass per i quarti di Coppa Italia. Oggi in campo Inter e Sassuolo. Squadra a caccia della vittoria per proseguire il proprio cammino e accedere ai quarti. Le sfide di eliminazione diretta sono sempre difficili da pronosticare. Poi con la partita secca, vediamo, sono curioso di vedere quale sarà il verdetto finale. Intervento fondamentale. Prosegue nella sua avanzata. Va per la porta, il tuffo del portiere evita il gol, ma la conclusione non era affatto irresistibile. Ordinaria amministrazione per uno come lui, parata più spettacolare che difficile questa. Cross verso il centro dell'area, nulla di fatto qui. Da seguire sicuramente questo giocatore, dato in grande condizione tra le possibili attrazioni di questa sfida. La sua abilità palla al piede lo rende uno dei principali pericoli per la difesa. Ma quanta qualità! Palla buona, non può sprecarla! 1-0 del primo quarto d'ora! Bravi a far girare palle in occasione del gol e a trovare il varco giusto per colpire, come ci mostra il replay. E poi è riuscito a tenere botta con il fisico e a concludere ugualmente a rete. Non era facile in quelle condizioni. Hanno aperto le marcature con questo gol, 1-0. Moro. Occhio al pallone filtrante.
Buona circolazione da parte del Sassuolo. Intervento importante del difensore che la mette in angolo. Corner battuto in mezzo. Attenta qui la difesa. C'è la conclusione. Senza problemi qui il portiere. La mette in area. Difensore in difficoltà qui, attenzione. Ti resta come prima. Possono colpire di rimessa. È in buona posizione, può calciare. Grande intervento del portiere. Inter che prova a farsi vedere in avanti dopo aver recuperato palla. Aumenta l'intensità della spinta dei tifosi neroazzurri. Ottima parata del portiere. Occhio al cross in mezzo. Arriva il fischio dell'arbitro, sarà rigore per l'Inter. Possono prendere il largo qui. Non è sbagliato, freddissimo qui. Rigore trasformato in tutta sicurezza, come possiamo vedere da questo replay. Palla sotto il 7, non si prende lì. Match che riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0. Giro palla prolungato dalla tre quarti avversari. Azione che non sortisce gli effetti sperati. Palla persa. Occhio a questo lancio, occhio all'imbucata. E c'è il gol, è immarcabile oggi, è tripletta per lui. Replay che ci permette di apprezzare meglio il lancio sbarcante da cui è scaturito il gol. Ha aperto quindi il piattone e la messa alle spalle del portiere che ha provato invano a opporsi alla conclusione. Si riparte con l'Inter che ha allungato, 3 adesso il gol di vantaggio. È stato ritrovato un mazzo di chiavi. Il proprietario può rivolgersi al posto di polizia all'interno dello stadio. Sbaglia tutto, pallone che finisce sul fondo. Occhio perché ci sarà un cambio. Baumgartner. Ingenuità, regala il pallone. Errore della circolazione nerazzurra. Può mettere da lì. Palla in rete, ha battuto il portiere. Quarto gol della gara che fissa sul 3-1 il punteggio. Con grande personalità ha fermato l'azione d'attacco. Avanzano a caccia del momento giusto. Va in porta. Grande parata, grande riflesso. Super qui il portiere. Palla troppo lunga, si ripartirà con una rimessa laterale. Arriva il momento del cambio. Prova a sfidare la difesa avversaria. Provano ad aprire la difesa. Occhio al tiro. Intervento cruciale, ha salvato così. Occhio, sì, è calcio di rigore. È il rigore del possibile meno uno. E la mette, niente da fare per il portiere.
Stiamo assistendo a un match davvero emozionante sul risultato di 3-2. Intercetta il passaggio e recupera il pallone. Brandt. Un minuto indicato dal tabellone del quarto uomo. Punta la porta, non lo chiude nessuno. Si chiude così dunque la prima metà di gara. Primo pallone della ripresa. Abraham. Inter che prova a rendersi pericolosa con la circolazione del pallone. Metri per andare sulla fascia. Grande scelta di tempo, ha fermato l'azione potenziale. È arrivata la firma che ha messo la parola fine a una trattativa non facile. Çalhanoğlu è passato all'Arsenal. È sicuramente un giocatore che può dare molto a questa squadra, Pier. Parlo sia a livello d'entusiasmo che con le sue prestazioni in campo, Contrasto pulito, sventa il tentativo avversario. Biafara. Ferrari. Abraham. Palla respinta, ancora in gioco, pericolo. Riescono a recuperare bene. Hanno rischiato di scivolare a meno due pochi istanti fa, ma il grande protagonista è il portiere, che ha impedito al pallone di entrare con un grande intervento. Occhio che guadagna metri. Potrebbe essere il gol del pareggio. Eccolo, il pareggio incredibile. Da meno 3 fino alla parità, una rimonta pazzesca. Hanno pareggiato al termine di una rimonta pazzesca. Passaggio calibrato male, ci sarà la rimessa con le mani. Buona circolazione da parte del Sassuolo. Eccolo il gol del vantaggio, ma che rimonta! Contro che riparte con i nerazzurri che dovranno cercare almeno il pareggio, sono sotto di un gol. Abraham. Può far male da lì. Ottima la parata qui. Sarà doppia la sostituzione dunque. Devono sfruttare bene questo corner se vogliono arrivare al pareggio. I tifosi hanno già la collina in bocca. Finisce qui l'azione d'attacco. Ottima protezione su questo cross. EATV, la casa del grande calcio, che continua con un match davvero imperdibile. Ci sono tutti gli ingredienti per divertirci. Due tecnici che fanno giocare bene le loro squadre, giocatori da piedipo. Attenzione, pericolo! Ha evitato un gol quasi certo. La mette in area. Occhio perché non è finita. Dice di no anche a questa. Prova ad andare. Conclusione respinta. Possibilità per il contropiede. Difesa messa male, occhio alla ripartenza. Ecco Sensi. Protegge il pallone con il corpo. Brandt attacca la caccia del pari. Ha evitato un gol con questo tackle. Pericolo scampato.
Abraham. Il tempo non è molto, vogliono a tutti i costi raggiungere il pari. Hanno l'occasione, attenzione, per trovare il gol del pareggio. Pareggio meritato che premia la loro determinazione. Risultato di nuovo in parità, clamoroso, 4-4. Continuano a premere questo finale per provare il gol partita. Buona circolazione da parte del Sassuolo. Attacco che si fa interessante. Attenzione, grande possibilità. E c'è la rete, passano in vantaggio quando manca poco alla fine. Il tempo è dalla loro parte, dovranno farselo bastare e riversarsi in avanti per tentare il tutto per tutto se vogliono ciuffare almeno il pari. Passano dunque a condurre in questo finale, rete pesantissima. Ci arriva il portiere ma non è finita. Palla spazzata via, poteva essere una buona occasione. Ancora 3 minuti da giocare. Abraham tenta la conclusione. Portiere che si allunga e sventa la minaccia. Occhio perché sarà un campo. Chance sul calcio d'angolo per trovare il pareggio in questo finale. C'era molta pressione, non era facile trovare la porta. Ci sarà un minuto di recupero. Provano con la forza della disperazione ad arrivare al pari. Manca davvero poco. Possono trovare il gol del pari, attenzione! Finisce il match con un risultato che regala loro la qualificazione al turno successivo. Un successo di misura giunto al termine di una vera e propria battaglia. L'importante per loro era...
Entrambe le tifoserie tengono in maniera particolare a questo match, gara da giocare col cuore e con la testa. Manca davvero poco ormai al fischio d'inizio, speriamo che le due squadre si rivelino all'altezza. Un grande benvenuto agli amici da casa, Pierluigi Pardo e Lele Adani sono pronti a raccontarvi l'emozione di questa sfida. Amici da casa, è tutto pronto per questa super sfida della Serie A. Mi aspetto una partita fantastica, Lele. La partita di oggi sembra promettere uno spettacolo niente male, eh? Le squadre sono pronte, l'atmosfera in campo sprizza energia da ogni ciuffo d'erba. Comunque vada, le emozioni sono assicurate. Avanza sulla tre quarti. Palla intercettata, attenzione. Baumgartner. Bravissimo qui, ha recuperato un buon pallone. Ecco l'11 iniziale della squadra di casa. Tra i pali c'è Svilar. Gnabry insieme a Spinazzola sulla fascia. E ben tre attaccanti per andare a caccia del gol e tenere impegnata la difesa avversaria. Douglas Lewis. Brandt. Azione che prosegue, si affacciano nella tre quarti avversaria. Dobbiamo rivedere il nostro giudizio, azione che sfuma. Ha sui piedi il pallone del vantaggio. Grande intervento che sventa un'occasione pericolosa. Baumgartner. C'è un aggiornamento importante che riguarda il match della Fiorentina. Andiamo subito in diretta. Prima rete della partita per la Fiorentina. Si sblocca dunque il match 1-0 all'11. D'accordo, grazie. Perdono palla. L'azione sembrava interessante. Parità assoluta. Cercano continuamente il tiki-taka. Stesso palla infruttuoso e perdono il pallone. Clamoroso errore. Grande intervento del portiere. La calcia in profondità. Azione che sfuma. Possesso riconquistato nei 16 metri grazie a questo intervento. Procede a fatica. Certamente una delle stelle più brillanti di questo match. Vedremo come se la caverà. È il pericolo pubblico numero uno per la partita di oggi. Non ha fatto altro che segnare gol a raffica in questa stagione. Il primo obiettivo della difesa avversaria sarà sicuramente quello di fermarlo, ma non sarà affatto facile. Brandt. Cross preda della difesa. L'infortunio di prima sembra farsi sentire, forse a questo punto è inutile continuare. Gnabry. Andiamo subito in diretta perché ci sono novità nel match del Milan. Prima rete del match per il Milan. Si sblocca dunque il match 1-0 allo scoccare del minuto 28. D'accordo, grazie. Occhio alla conclusione. Ha segnato e qui la gioia incontenibile. Primo gol con la nuova squadra. Replay che ci permette di apprezzare la bella girata di testa con cui ha battuto il portiere. L'ha indirizzata alla perfezione. Hanno aperto le marcature con questo gol, 1-0. Qualche problema, si vede, speriamo non si tratti di nulla di grave. Gnabry. Thierry Mina. Douglas Lewis. Azione insistita, buona circolazione di palla. Tackle efficace qui. Lea. Tocca per Spinazzola. Buono il contrasto.
Si ripartirà con una rimessa laterale. Hanno il pallone che può valere la parità, attenzione! Il portiere non si lascia sorprendere. Intervento del difensore che concede la touche. Portiere che non si è fatto cogliere impreparato nell'occasione di poco fa. Si è opposto da campione evitando il gol del pari. Ecco Gnabry. Si accentra. Legge bene questa situazione, fa svanire l'attacco. Baumgartner. Prova a salire ancora lateralmente l'Inter. Cross che viene intercettato. Palla che è uscita, sarà rimessa dal fondo. Sarà fallo, calcio di punizione contro i nerazzurri. Plea. Si affidano una fitta ragnatela di passaggio a caccia del varco giusto per provare a rimettere in piedi il match. Tiro murato. C'è campo per andare, attenzione. L'arbitro ha concesso un solo minuto di recupero. Si libera bene della marcatura. Occasione d'oro. Ottimo intervento del portiere. Va direttamente in area. La mette fuori su questo corner. Brandt. Intervento fondamentale in area di rigore. Basta così, dice l'arbitro. Tutti negli spogliatoi. Ripresa che ha dunque inizio. Va in verticale, non male l'idea. Aveva solo il portiere da battere, sembrava una formalità e invece intervento da applausi. Una parata destinata a finire dritta negli highlight del match, Pier. Indipendentemente dal risultato finale parlo, un capolavoro. Va il tiro, tiro respinto. Il grande calcio non si ferma, questo è il prossimo match che potrete seguire sempre qui sulle frequenze di EA TV. Ho seguito diverse loro partite, sono rimasto colpito dal modo di intendere il calcio dei due tecnici. Entrambi puntano molto alla sostanza. Procede a fatica. Douglas Lewis. Palla che arriva a Spinazzola. Recupera palla, intercettato il passaggio. Meno possesso palla dell'Inter rispetto agli avversari, ma questo dimostra che nel calcio non è sempre importante avere il possesso palla, ma sono le occasioni che ti procuri. E in area non può sbagliare da lì. Intervento super! Da pochi passi il portiere ha salvato tutto. Che riflesso pazzesco, l'avevo vista già dentro io. C'è la sostituzione, abbandona il terreno di gioco. Evita il gol fatto. Brandt. Sbagliato il possesso dell'Inter. EATV, la casa del grande calcio che continua con un match davvero imperdibile. La filosofia dei due tecnici mi piace tantissimo. Un gol più dell'avversario, è questo che dovrebbe garantirci una partita con diverse occasioni da rete. Di poco, ma era oltre ed è corretta la chiamata dell'assistente. C'è un cambio per l'Inter. Ottima la lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone. Qualche problema si vede, speriamo non si tratti di nulla di grave. Perdono palla, l'azione sembrava interessante. Prova ad aprire verso il compagno. Si libera bene qui, tiro ribattuto.
Inter avanti di un gol, ma continua a spingere. Possibilità adesso sul calcio d'angolo. È arrivato il momento di cambiare qualcosa. Pallone in mezzo. Rinvio così così, attenzione. Grande tempestività di questo intervento. Sembra che non ce la faccia. Gnabry. Viene avanti, palla al piede. Muovono bene il pallone. Va centralmente. Grande scelta di tempo, conquista la palla. C'è stato un gol nella sfida della Fiorentina, colleghiamoci subito. Seconda rete della partita per la Fiorentina. Punteggio che ora è sul 2-0, il minuto è il 72. Perfetto, grazie. Grande intervento difensivo. Manca ancora un quarto d'ora alla fine. Spinazzola. Ferma bene l'avversario, può ripartire. Avanza, palla al piede. Può metterla da lì. Palla raccolta dal portiere che può rimettere in gioco. Squadra in vista del traguardo, con gli ospiti che devono ancora resistere per portarsi a casa questa vittoria. Una buona Inter con la vista finora. Sono meritatamente in vantaggio, ma non è ancora finita. Guai ad abbassare la guardia. Il risultato potrebbe cambiare in questo finale. Occhio alle sorprese. Arrivano aggiornamenti da una delle altre partite. Andiamo in studio. È stato fischiato un calcio di rigore per la formazione ospite. Hanno gettato al vento la chance dal dischetto. Ha optato solo per la potenza. Il portiere ci ha messo i pugni e ha respinto. Ti resta sul punteggio di parità. 2-2, il minuto è l'83. Grazie. Attenzione, ed è calcio di rigore. Risultato che potrebbe tornare in parità. Non sbaglia il calcio di rigore. Siamo di nuovo in parità grazie al gol dell'1-1. Siamo entrati negli ultimi 5 minuti di gara. Ci provano ancora, vogliono la vittoria. Inter che prova a rendersi pericolosa con la circolazione del pallone. Abraham. E c'è la rete, passano in vantaggio quando manca poco alla fine. Il tempo è dalla loro parte, dovranno farselo bastare e riversarsi in avanti per tentare il tutto per tutto se vogliono ciuffare almeno il pari. Trovano il vantaggio al tramonto del match, doccia davvero gelata per gli avversari. Thierry Mina. Problemi fisici piuttosto evidenti per lui. 2 minuti di recupero, così indica la lavagna. Errore della scelta. E ci sarà dunque calcio di punizione da ottima posizione. Colpisce la traversa, non è finita. Attenzione, è calcio di rigore. Hanno la chance di trovare il pari dagli 11 metri e la mette, niente da fare per il portiere. Fischia l'arbitro, squadre che escono stanche perché hanno dato tutto. È stato un pareggio divertente. Partita sicuramente piacevole, abbiamo visto tante belle giocate,